continuiamo il nostro giro fra i comuni dell'Interland, Ionico e Etneo, e andiamo adesso a Taormina. Salutiamo il sindaco Mario Bolognari che è in videoconferenza, in videocollegamento con noi. Buonasera sindaco. Buonasera anche a voi. E grazie di aver accolto il nostro invito. E noi anche a lei chiediamo cosa ha fatto l'amministrazione comunale per adeguarsi a questo periodo e come sta venendo incontro ai cittadini. Allora, il primo compito che ci è stato assegnato da tutti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri è di fare da volano per quanto riguarda le azioni. Quindi, sia con il nostro sito sia con una pagina Facebook del comune ufficiale nella quale pubblichiamo tutte le informazioni e anche tutte le indicazioni pratiche per il comportamento dei cittadini, abbiamo cercato di coinvolgere la popolazione. Inizialmente questo ha avuto un effetto solo parziale, via via nel corso di questa settimana che si sta concludendo i cittadini hanno ben compreso e hanno seguito le istruzioni. Il secondo compito invece è quello di vigilare, di controllare, in particolare a seguito dell'ordinanza ormai famosa del presidente Musumeci, tutti coloro i quali rientrano a casa o comunque vengono da aree diverse dalla regione siciliana. Per questi abbiamo istituito un registro comunale. Devo dire molti si sono registrati, hanno capito l'importanza di autodenunciarsi e quindi di seguire le istruzioni del medico di famiglia. Sono entrati in un registro comunale che noi abbiamo condiviso anche con le altre forze dell'ordine perché bisogna fare di tanto in tanto qualche controllo. I medici di famiglia fanno un monitoraggio delle condizioni sanitarie nelle quali si trovano queste persone. L'ultimo elemento che è di questa mattina, di ieri pomeriggio, è un'altra ordinanza del presidente Musumeci di raccomandare ai familiari che convivono con queste persone che sono rientrate da altre regioni le stesse precauzioni di non uscire di casa per 14 giorni e di mantenere un isolamento anche tra i componenti della stessa famiglia. L'altro aiuto che abbiamo cercato di organizzare è quello delle persone che o perché sono in isolamento e non hanno altro aiuto o perché sono in condizioni particolari, per esempio persone anziane, non autosufficienti, disabili o altre condizioni di restrizione, abbiamo un numero verde che consente alla Protezione Civile, al centro operativo comunale che io ho attivato già la settimana scorsa per aiutare con la consegna delle cose essenziali, soprattutto farmaci e la spesa degli alimentari. Qual è, sindaco, l'atmosfera che si respira in questi giorni a Taormina? Beh, credo un'atmosfera che si respira dappertutto in Italia, è un'esperienza unica nella storia, credo che non ci siano precedenti di questo tipo, almeno nell'epoca contemporanea, e dire che pur nella preoccupazione, in qualche caso anche la paura, perché dobbiamo parlare sinceramente, no? C'è anche in alcuni la paura di essere contagiati, di poter andare incontro alla morte o che questo possa colpire qualche caro, qualche familiare molto caro. Detto questo, però, i cittadini hanno assunto un atteggiamento estremamente responsabile e anche positivo, quindi partecipano da casa a tutte le iniziative che vengono lanciate di flash mob virtuali proprio per tentare di sentirsi comunità e di dare un contributo al superamento di questo momento. Insomma, credo che i cittadini abbiano capito la gravità del momento e che abbiano assunto un atteggiamento di grande responsabilità. Taormina, città turistica per eccellenza, inevitabilmente risente a livello economico, diciamo in maniera massiccia di queste restrizioni. E, sì. Come diciamo, probabilmente il settore turistico è quello che pagherà le conseguenze ancora più gravi successivamente.
quando la pandemia avrà colpito tutto il resto del mondo, tutti gli altri continenti e in particolare l'Europa, pensi che noi abbiamo l'85% dei turisti che soggiornano a Taormina negli alberghi o nei bed and breakfast o anche nelle case vacanze, l'85% sono stranieri. Quindi l'effetto di questa pandemia si sentirà non soltanto non si sente soltanto in questi giorni, gravemente, ma si sentirà ancora per parecchio tempo. E questo inevitabilmente ci preoccupa e io spero, sono in contatto anche con gli ambienti ministeriali che stanno lavorando ai provvedimenti di aiuto che devono essere concertati ovviamente anche con l'Unione Europea, perché ci sia un intervento che riguarda il settore turistico molto molto significativo e molto importante, che guarda al futuro. Qui sono colpite non solo le aziende alberghiere gravemente, sono colpiti tutti i bar e tutti i ristoranti, che sono solo a Taormina centinaia, ma pensiamo in tutta la Sicilia e in tutta l'Italia. E poi, non per ultimi, ma per primi, metto come colpiti gravemente tutti quei lavoratori dipendenti che hanno un contratto di tipo stagionale. Sono una sorta di precari, perché il turismo è un'attività tipicamente stagionale, e questi lavoratori non sono stati riassunti, o sono addirittura andati a casa per la chiusura delle strutture alberghiere, dei bar e dei ristoranti, e rimarranno senza stipendio per parecchio tempo. Questo naturalmente è un'emergenza sociale alla quale bisogna dare una risposta. Le Voi come avete attuali norme non pensato? consentono di allargare l'assistenza, l'assegno di disoccupazione. Bisognerà, già nel decreto legge che ieri è stato varato, qualche norma, la devo approfondire per capire se risponde alle esigenze anche dei nostri lavoratori, ma insomma è un grande problema sociale. Voi come amministrazione comunale state prevedendo qualche sgravio, insomma, per i Questo è cittadini? un tema delicatissimo, nel senso che sento che ci sono sindaci che fanno dichiarazioni di sgravi, di differimento di pagamenti. Anche il comune è un'azienda, e il comune di Taormina è un'azienda prevalentemente turistica. Quindi, se le aziende turistiche vanno male, anche l'azienda comune va male, per cui promesse di interventi, di sgravi, di differimento di pagamenti vanno ben commisurati, perché io non posso permettere al comune di andare in fallimento a seguito di questa grave crisi, se non c'è anche per i comuni un intervento dello Stato. Le faccio un esempio: noi su un bilancio di circa 56-57 milioni di euro, 3 milioni e 400 mila euro li abbiamo dall'imposta di soggiorno. E questa per il 2020 non sarà più di questa cifra, sarà decurtata non so di quanto, ma di molto. E questo cosa significa? Che noi non potremo dare quei servizi che fanno parte dell'offerta turistica, perché scovare le strade, raccogliere i rifiuti con la differenziata porta a porta, anzi, colgo l'occasione per dire che noi siamo al 65%, e questo è importante, l'erogazione dell'acqua che deve avvenire regolarmente, il mantenimento del verde, insomma, tutte le cose che il comune fa sono anche un servizio turistico, fanno parte del pacchetto dell'offerta turistica. Se l'imposta di soggiorno viene meno o viene comunque fortemente decurtata, non c'è dubbio che lo Stato deve intervenire anche su questo. Quindi noi possiamo fare grandi cose, cose molto importanti per gli imprenditori, ma le dobbiamo fare sapendo che vanno fatti dei calcoli e che questo deve essere in qualche modo risarcito dal governo. Quindi se si fa uno sfondamento del debito italiano secondo le regole europee, e mi pare che da più parti questo viene visto con favore, e si deve fare anche per sostenere i comuni. In questo caso i comuni potranno intervenire con delle loro iniziative. In chiusura, Sindaco, lei è un antropologo. Possiamo chiudere facendo un'analisi da un punto di vista antropologico di questo particolare momento storico?
Guardi, io purtroppo non ho proprio avuto il tempo mentale per fare tutto della situazione, perché siamo praticamente mobilitati H24 per tutte le... perché vede, i problemi in televisione si vedono i grandi problemi, no? Che sta avendo l'Italia. Poi quotidianamente ci sono piccoli problemi, che ne so, dalla persona che è in isolamento e che ha finito il contante e che deve fare un ritiro in banca. Sono piccolezze, ma che moltiplicate per migliaia di cittadini diventano problemi di gestione organizzativa. Detto questo, io penso che, come avviene per le grandi devastazioni della storia, ce ne sono state nel Medioevo, ce ne sono state anche in epoca moderna, ci sono state due guerre mondiali nel corso del Novecento. Noi paghiamo un grande prezzo, un prezzo altissimo, incomprensibile, umanamente incomprensibile, ma nello stesso tempo, siccome siamo messi sotto prova, diamo il meglio di noi stessi, sia nel momento della crisi, sia nel successivo momento, quello della ricostruzione, del rilancio. Da questo punto di vista sono molto, molto ottimista, nel senso che sono sicuro che tutto quello che stiamo perdendo adesso lo guadagneremo domani. Noi dobbiamo presentarci con un'immagine bella dell'Italia, non soltanto per i beni culturali, per la storia, per l'arte che ci sono, che abbiamo, per l'enogastronomia, insomma le cose che diciamo sempre, ma anche perché abbiamo dato un esempio al mondo. Siamo un paese che ha saputo reagire, che ha immediatamente adottato delle misure molto, molto efficaci e restrittive. Speriamo che si fermi qui tutto. E quindi avremo anche da vendere all'estero, dico vendere nel senso buono del termine, anche come attrazione turistica, non solo spaghetti, mandolino, pizza, ma anche scienza. Sistema sanitario funzionante, efficienza organizzativa, creatività, lavoro, professionalità, che sono tutti elementi che forse negli altri paesi non ci riconoscono tanto facilmente, che invece noi abbiamo. E se daremo prova di questo, io penso che dopo recupereremo tutto quello che abbiamo perduto adesso, e anche nel settore turistico, anche per la mia amatissima Taormina, saranno anni di grande progresso, di grande sviluppo, e così come è avvenuto nel passato, anche nei momenti più bui della storia. Bene, Sindaco, noi la ringraziamo per averci dato il quadro, insomma, attuale di Taormina e io le Sono io che auguro buon ringrazio voi, lavoro. grazie, grazie per l'occasione. Grazie, buon lavoro a lei, chiaramente a tutta l'amministrazione comunale.